Un intero weekend dedicato al buon cibo e alla cultura italiana a Manchester. È tornato l'appuntamento con la festa italiana, il più emozionante e vivace festival di cibo, bevande e cultura del bel paese, il quale lo scorso anno aveva visto la presenza di 40.000 persone. Ciao a tutti, welcome to Festa Italiana. Qui Siena, everything is very good. I can you say very very busy. Ok, we got a lot of brands, we got Campari, Aperol, Gimmer, we got a lot of restaurants from Manchester like Pasta Factory, Sally Cree, I Need a Pizza Crew, or Salvage. This year we all got into store, we sell some products. We just done Masterclass, we got Gennaro Contaldo, we got Aldo Zilli, Giancarlo Caldesi, we're here now. Dello stesso parere anche gli standisti, come nel caso di Tariq Rhee. Ciao belli, buonasera, hello, benvenuti, welcome to the Festa Italiana. This year is incredible, beautiful weather, always well organization. We are proud to serve Sicilian street food at Festa Italiana in Cathedral Garden in Manchester. So very glad to be here, guys. Thank you very much. Siamo i fratelli di Tariq Rhee e abbiamo avuto l'idea di portare un assaggio della cultura italiana regionale, e in particolar modo con gli arancini, che sono il nostro street food per eccellenza. Ed è un onore per noi stare in un'organizzazione come la Festa Italiana, che dà la possibilità ai inglesi e agli italiani di sentirsi in Italia e di ascoltare un po' di musica dal vivo, no? Dai, di avvicinarci un po' di più a casa. Dai, a casa c'è una forte comunità ed è una bella organizzazione, tanta bella gente da mangiare, si sta veramente bene. Happy to be in Manchester. Ad aver ispirato gli organizzatori, oltre al patrimonio italiano presente a Manchester, è stato anche lo spirito che anima i festival tradizionali italiani, mettendo al centro le comunità che si riuniscono per socializzare, gustare del buon cibo, deliziosi drink e musica dal vivo.